Serramenti Savoldelli, il modo migliore di progettare, produrre, posare il serramento per casa tua. A Gianico. L'anno scorso le farmacie hanno distribuito circa 800.000 dosi di vaccino anti-influenzale e quest'inverno si stima che la richiesta per la popolazione sarà pari almeno al doppio. Al momento però le farmacie temono di non poter far fronte a questa richiesta perché le case farmaceutiche stanno distribuendo i vaccini alle regioni che stanno facendo scorta e la Lombardia ha acquistato l'80% di dosi in più rispetto all'anno scorso. Per questo le farmacie si propongono per distribuire i vaccini per conto non solo del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche per conto delle regioni. Siamo preoccupati per il problema vaccini in quanto cominciano a scarseggiare dosi sul canale commerciale. Questo può portare sicuramente ad una non vaccinazione per quanto riguarda la popolazione più attiva, quella che di solito è a contatto con la gente e la persona che lavora, quindi le popolazioni fra i 30 e i 50-55 anni. Questo diciamo che Federfarma si era accorta già da tempo, tanto è vero che ai primi di agosto aveva lanciato l'allarme al Ministero della Salute su questa problematica. Oggi il nostro allarme sembra si è accorto, tanto è vero che martedì ci sarà un tavolo, si aprirà un tavolo al Ministero fra Ministero, Regioni e Federfarma. Ci auguriamo che i vaccini rientrino nel canale farmacia, perché sicuramente tutti siamo un po' allarmati in quanto sarà una stagione ancora preoccupante. Non solo le farmacie chiedono un provvedimento legislativo che abiliti i farmacisti a somministrare tramite infermieri direttamente il vaccino in farmacia. Permettere alle farmacie non solo di distribuire ma anche di somministrare il vaccino antinfluenzale potrebbe essere un primo passo verso il coinvolgimento delle farmacie nella somministrazione alla popolazione del futuro vaccino anti-Covid.